bentornati sul canale. Perdonate se ho l'aria un po' sfatta, ma sono appena tornata dal lavoro. Sto aspettando la pizza, questa sera non mi tocca cucinare e quindi avevo quei 10-15 minuti da poter dedicare a noi. Non so se notate una luce un po' diversa dal solito, perché uno dei regali di questo Natale che ho ricevuto in anticipo sono proprio le softbox. Non sono ancora al meglio perché al momento ne ho una accesa perché l'altra mi è arrivata a guasta, e quindi adesso vediamo un attimino come possiamo fare per contattare il venditore, visto che sono state acquistate online. Però devo dire che già non è male il fatto di poter fare il video alle 9 di sera. Per me è una gran soddisfazione. Comunque, dei regali di Natale parleremo dopo, anche perché sto aspettando la pizza, quindi a momenti dovrebbe arrivare, non vorrei perdermi troppo in chiacchiere. Oggi vorrei parlarvi di Agronauti. Dunque, Agronauti è un brand italiano che produce dei prodotti di origine naturale, vegani, che non contengono appunto quegli ingredienti dannosi o nocivi per la pelle. Quello che mi piace di questo brand è che creano dei prodotti che sono specifici per andare a rimuovere dalla pelle i metalli pesanti, lo smog, tutti quegli agenti che comunque rovinano la nostra pelle e sono nocivi e comunque inducono aiutano l'invecchiamento cutaneo. Allora, ora vi faccio solo, giusto per presentarvi il brand perché io l'ho conosciuto da poco, vi leggo cosa c'è scritto su una brochure che ho ricevuto all'interno dell'ordine che ho fatto. Questo non so se lo riuscite a vedere, è il marchio, ha un design molto semplice, dei packaging molto, molto particolari. Questi fumetti, se vogliamo così chiamarli, sono rappresentativi del brand e sono anche disegnati e riportati su i prodotti. Dunque, combattono danno fotossidante, il sole che invecchia la pelle, il danno da sostanze acide presenti nell'aria, il danno metabolico dovuto ai metalli pesanti, il danno da scarsa ossigenazione e quindi la presenza di monossido di carbonio, e il danno da agenti chimici come ad esempio il cloro, che è contenuto nella stessa acqua che noi utilizziamo per lavarci quotidianamente. Come ho conosciuto questo brand? C'è la possibilità, se andate sul sito di Agronauti, vi lascio il link o qui da qualche parte nell'info box, di provare gratuitamente i loro campioncini. Gratuitamente cosa vuol dire? Con la spesa di un centesimo più le spese di spedizione, spese che poi vi verranno rimborsate, ora vi spiego come, avete la possibilità di ricevere a casa 14 campioncini che sono contenuti all'interno di due bustine del genere. Ci sono due campioncini per ogni prodotto e quindi si ha la possibilità di provare ben 7 prodotti dello stesso brand. Voi cosa dovete fare? Andare sul sito, cercare la categoria specifica dove c'è scritto provaci gratis e praticamente aggiungere al carrello questo set di campioncini. È possibile inserirlo solo un set da 14 campioncini per ogni ordine al prezzo di un centesimo. Quindi voi cosa fate? Lo caricate nel carrello, fate l'ordine e vi trovate caricate le spese di spedizione, che ammontano circa a 5,80 euro, perché vi viene spedito il pacchetto con il corriere. Quando poi voi ricevete il pacchetto, oltre che i due pacchettini, vediamo se ne trovo uno imbustato meglio, ecco, oltre che i due pacchettini imbustati in questo modo e contenenti all'interno i vari campioncini di cui a breve vi vado a parlare, trovate anche un coupon cartaceo con il codice che voi dovete utilizzare durante il primo ordine. Con questo codice vi verranno scalate le spese di spedizione e quel centesimo che avete pagato con l'invio dei campioncini. Io trovo che questa sia un'ottima idea, opportunità per noi appassionate di poter provare un brand che magari non si conosce. Sono del parere che
la stessa iniziativa la dovrebbero adottare anche gli altri. Ora vi faccio vedere i campioncini che vi arrivano. Ci tengo a precisare che sono due per ogni prodotto, quindi 7 prodotti, ma di campioncini grandi da 4 ml, non sono i soliti monodose, e quindi con alcuni di questi io sono riuscita a fare 2, 3, 4 applicazioni. Magari non sono riuscita a utilizzare un po' meno il detergente per il viso perché ha una consistenza molto molto liquida, e per più volte invece la crema giorno o la crema notte, che poi sono andata ad acquistare, ma dell'all parliamo a breve. Voglio solo farvi vedere velocemente quali campioncini vi ritrovate in caso di un ordine del genere. Perdo capelli. Dunque, Alena, una crema anti-age riparatrice, ed è una crema da notte Focus, danni ai prodotti dei fattori di inquinamento urbano. Poi Talia, detergente per il viso molto molto liquido, detergente viso delicato con azione specifica su metalli pesanti e sali calcarei, molto liquido, ma nella full size si trova praticamente in una confezione con la pompetta, e quindi è possibile, poi quotidianamente con la full size si utilizzerà una mousse e non si andrà a sprecare tutto il prodotto, che si spreca invece quando il prodotto vi arriva sotto forma liquida all'interno del campioncino. Non so se era una frase di senso compiuto. Poi Gea, una crema colorata uniformante per il viso, uniformante per il colore della pelle, specie in presenza di discromie cutanee, arrossamenti e macchie. L'ho trovata abbastanza buona ma troppo scura per il mio incarnato. Poi Sedna, guardate anche come sono curati i campioncini, Focus sui danni prodotti dai sali calcarei e metalli pesanti, e questa è una crema idratante corpo. Poi Seed o Side, che è uno shampoo delicato ad azione quotidiana, azione specifica sui metalli pesanti, deterge e ripara, da usare a fine giornata per rimuovere dal capello le sostanze accumulate, ideale per i lavaggi frequenti. Poi Ariel, che è una crema viso per il giorno, protezione diurna dai fattori di inquinamento urbani, metalli pesanti, smog, radiazioni solari e radicali liberi. E Jason, anche questo in full size, è sempre liquido ma arriva una confezione con la pompetta, quindi poi si trasforma in mousse, detergente corpo delicato con azione specifica sui metalli pesanti e sali calcarei. Quindi, come vi dicevo prima, loro puntano molto sul pulire la pelle la sera dagli agenti inquinanti pesanti, insomma quelli che favoriscono l'invecchiamento della pelle. Dopo aver provato questi campioncini, io ho fatto un ordine che mi è arrivato tramite il corriere. Avrei voluto tenerlo chiuso, ma poi alla fine non ce l'ho fatta. La cosa carina, ma non so se si può ancora vedere, è che lo scotch che loro utilizzano per chiudere il pacchetto è un derivato della patata, quindi riciclato, naturale, ed è una cosa che comunque io apprezzo molto. Vi arriva il pacchettino, i prodotti all'interno sono protetti da questi sfrindagli di giornale che comunque attutiscono bene i colpi, e la carta, non so se lo sapete, è anche un ottimo isolante termico, quindi se dovessi ordinare in un periodo di particolare caldo, particolare freddo, la temperatura dei prodotti comunque non viene esageratamente alterata perché c'è proprio la stessa carta che la protegge. Allora, all'interno di questo pacchettino troviamo una brochure informativa che presenta un pochettino il brand, ma che è all'interno anche dell'ordine di campioncini che fate ad esempio all'inizio, come ho fatto io. Poi un buono sconto del 10% sul prossimo ordine, valido per 30 giorni, e quindi c'è il codice. Una breve descrizione sul detergente viso, il detergente corpo, perché vi dicevo appunto che nelle bustine campioncino sono molto liquidi. Le bustine
monodose di Jason, detergente corpo, Italia, detergente viso, hanno una consistenza molto liquida per consentire l'erogazione della schiuma nel formato full size. Abbiamo scelto l'erogatore Eco Foamer per offrirti una schiuma corposa che ti farà risparmiare il 40% di prodotto. In altre parole, prova i campioncini sapendo che nella versione full size sono anche meglio. E io mi sono lasciata convincere. Poi si trova un adesivo, guardate che carino, dove, non so se si riesce a vedere con questa luce, un adesivo proprio nello stile del brand, che mi pare sia quello che si ritrova su uno di questi. Ah, ecco, è l'adesivo di Italia, il detergente viso, si può attaccare dove si vuole o se magari si ha una scatolina nella cassettiera dove si tengono tutti i prodotti del brand, ognuno insomma ne fa un po' cosa vuole. Poi un altro pacchettino di campioncini che magari possono essere utili per quando si è fuori casa e magari se a breve organizzo un giveaway, ma non ne sono ancora certa, metto le mani avanti, potrei magari inserirvi un set del genere. Se non avete ancora provato il brand, fatemi sapere se vi può interessare. Poi una sacca, borsa in tela, da questa parte scritta, guardate che carina che è. E si tirano le cordicine e si trasforma in una sacca, magari non lo so, se si fa un picnic fuori casa o anche per tenere bene riposte le cose all'interno di una valigia se ad esempio si viaggia. All'interno c'è scritto grazie, c'è una brochure con scritto: con il tuo acquisto hai aiutato Sea Shepherd a preservare gli oceani, 5 euro saranno donati per supportare la loro preziosa attività. La donazione sarà effettuata in gennaio 2016. Un'iniziativa ottima. Lo lasciamo qua. Quindi questa sacca può essere utile, ma già solo il fatto che comunque con l'acquisto 5 euro vengono donati per una buona causa, secondo me, è già questa una buonissima motivazione. E poi veniamo ai prodotti che ho ordinato, che sono 4. Allora, la prima è la crema notte, guardate, anche in formato full size che carina che è, piccina. All'interno sono contenuti, volevo dirvi, gli ml, 30 ml con un PAO di 12 mesi, ne basta veramente pochissima perché comunque è molto idratante ma non unge e si assorbe alla velocità della luce. Il beccuccio è fatto così di modo da non prelevare una quantità eccessiva di prodotto e c'è il tappino che si avvita. Quello che mi piace è che comunque sono fatti di plastica opaca, al tatto molto molto resistente, cosa che io adoro piuttosto che quei prodotti che si trovano nelle confezioni di vetro. Qui ci sono tutti gli ingredienti, non so se riuscite a fare un fermo immagine, se si legge qualcosa, ma secondo me l'ideale è andare a vedere sul sito perché comunque ci sono tutte le informazioni. Ovviamente questo è un video di presentazione tra virgolette del brand, per farvi vedere appunto cosa ho acquistato io, ma più che altro per farvi conoscere delle varie iniziative o della possibilità di provare i campioncini. Non è sicuramente un video recensione perché ho questo pacchetto da pochi giorni, quindi non ho ancora avuto modo di provare questi prodotti per lungo periodo, ma sicuramente li troverete in uno dei prossimi video. Poi ho preso Ariel, che è la crema per il giorno, anche qui plastica rigida, un paio di 12 mesi, questa invece da 50 ml, anche qui crema nutriente ma che si asciuga velocissimamente, facile da stendere, non si sente sulla pelle, non è comedogena, non lucida durante la giornata e visto che si asciuga con facilità io la trovo ottima anche da utilizzare come base trucco. Io la applico sul viso, sul collo e per quello che ho potuto provare fino adesso mi trovo benissimo. Quindi Ariel con questa luce effettivamente i video si vedono bene, ma non so se poi voi da lì, non mi riesco a rendere conto se vedete comunque i packaging, le scritte, ma
Al massimo vedrò col tempo di migliorare con queste luci. Poi ho preso Taglia, che è il detergente per il viso che vi dicevo, in mousse. La confezione è sempre di plastica rigida, 12, mentre l'altra era plastica bella densa, bella corposa, ma comunque morbida, cioè le creme si possono, poi i tubetti si possono schiacciare fino in fondo, perché queste confezioni così con la plastica rigida sono anche un po' inutili, perché poi non si riesce a prelevare tutto. Mentre questo, avendo l'erogatore a pompetta, oltretutto packaging, qui c'è scritto 70% riciclato, cosa che non avevo visto, non so se anche sugli altri c'è scritto, ma è una cosa che io adoro, io sono pro riciclo. E poi 100 ml, non si vede? Non si vede. Vabbè, non lo so. Infine, gioia delle mie gioie, ho preso una spugnetta per il viso. Queste le volevo provare veramente da tanto. Ecco, si chiama Konjac Sponge ed è praticamente una spugna vegetale. Questa è specifica, ecco, specifica per le pelli impure, ma si trova anche quella classica sul sito. Praticamente vi arriva impacchettata in questa confezione molto disidratata. Voi per poterla utilizzare la dovete mettere sotto l'acqua calda e pian pianino se l'assorbe si ammorbidisce. Vedete, ora l'ho usata questa mattina, è di nuovo tornata leggermente rigida, ma non essendosi ancora asciugata completamente un pochettino si piega. Dunque, cosa dice? Questa è al bambù, contiene carbone di bambù. Il carbone di bambù è un antiossidante naturale, contribuisce all'eliminazione dei tenaci batteri responsabili dell'acne ed è un trattamento naturale efficace per chi ne soffre. La spugna Konjac è originaria dell'Asia, è fatta con le fibre della radice dell'omonima pianta che cresce in Giappone, Cina e Indonesia. Proprietà speciali. Questa fibra vegetale, ricca di umidità in quanto alcalina, bilancia l'acidità della parte grassa della pelle e delle impurità. Azione antibatterica e antifungina. Assorbe tossine, deterge a fondo ed esfoglia delicatamente il viso, collo e contorno occhi. Libera i pori, lascia la pelle luminosa e ringiovanita. Può essere utilizzata fino a 2 volte al giorno con o senza detergente. Io la uso con Taglia. Prima dell'uso, risciacquare e reidratare la spugna con acqua calda, strizzare per rimuovere l'acqua in eccesso e massaggiare delicatamente il volto con movimenti circolari. 100% vegetale, questa arriva dalla Corea, anche se sopra dicevano Giappone, Cina, Indonesia, vabbè, questa comunque arriva dalla Corea. E che dire, mi piace tantissimo, è una radice imbevuta o comunque contenente carbone di bambù, mentre quella classica senza il bambù, specifica per la pulizia quotidiana di tutte le pelli, quindi non per forza quelle impure, è bianca. E questo cordicino serve poi per farla asciugare tra un'applicazione e l'altra. Mi piace tantissimo, è molto 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 delicata, veramente io la trovo di una coccola per il viso, non vedo l'ora di struccarmi per utilizzare questa, sono veramente molto soddisfatta e non ha nessun odore. Questa parte qui bombata, non so se vedete, io la trovo un po' più delicata, mentre la parte qua sotto la trovo un po' più aggressiva ed è quella che utilizzo proprio per andare magari ai bordi del naso, dal mento, in quelle parti magari in cui ho una maggiore concentrazione di impurità. E niente ragazzi, allora di questi prodotti sicuramente col tempo ve ne parlerò nei video dei preferiti, bocciati, skincare routine, chi lo sa, ve ne riparlerò sicuramente in modo più approfondito. E niente, sono stracontentissima di essere riuscita a fare un video quest'ora, avrò parlato per 50 minuti, intanto le pizze chissà dove sono finite. In ogni caso ci vediamo alla prossima, ciao!